noi troveremo i robot che ci portano il vetro dalle rugliere fino al camion che li carica, dove poi, aggiungo, ci sarà l'occhio umano della Vetropack, perché sarà l'ultimo occhio che lo vede prima dell'occhio essenziale del nostro cliente. I think the most obvious part of innovation in this factory is the automated warehouse with this automatic robots who move the pallets from end of production into the warehouses. This is not only economically good because it reduces labor, manpower, but it's also a safety issue, which is in combination with this. And this is new for us, it's first time. And it's a heavy investments also combined with all the problems to start up, but we are well ahead and we have the benefit very soon out of them. Yeah, one poor part we should not forget is also the new working environment for our employees here. So we have really especially built the size of the factory in that way that we have the best possible environment for our working staff here in the area. That's really important because it's a demanding job to work in such an environment. It's hot sometimes, it's loud, and therefore is the working environment crucial to us. The other point is, what I would like to mention is, also we have new technology to trace our products in the future in the market. So each bottle produced got an ID mark. This is a laser technology. So you can engrave a signal or number or QR code or whatever on the bottle. And with this, you can trace the bottle afterwards. That is really a very important step forward for us. La manifattura investe in Lombardia perché trova un terreno fertile, perché trova una buona collaborazione con le istituzioni, perché trova un modello regionale che fa della collaborazione fra pubblico e privato il proprio modo di impostare il lavoro. Quindi ci sono tutte le condizioni, come forse in nessun'altra parte del territorio italiano, per investire, per procedere a realizzare iniziative produttive, è chiaro, pure in presenza di situazioni di difficoltà che derivano da questioni geopolitiche internazionali che preoccupano tutti. Ogni mercato ha sempre le varie problematiche, ma come pochi mercati direi, l'Italia ancora per il food and beverage è rappresentata a livello mondiale e quindi i mercati avrà le sue fluttuazioni, ma è sempre in crescita. E il vetro in sé, perché il vetro è il contenitore ormai da migliaia di anni che è stato sempre utilizzato per dare il valore più sicuro a chi poi lo utilizza da un punto di vista del materiale che metto dentro per valorizzare anche il prodotto che c'è dentro. Quindi noi siamo parte di un mercato grande, competitivo, ma che sarà sempre lì e che l'Italia, lo dico con orgoglio, esporta molto di quello che noi produciamo, riempito ovviamente di ottimi prodotti, verso l'estero.